Via Trento, un percorso cittadino dove la parte antica della città si confronta con il nuovo che avanza. Peccato che i vecchi palazzi mostrino il loro lato migliore su Corso Cavour, lasciando le nuda terga allo sguardo di chi transita in Via Trento. E dire che i progettisti del bastimento, così sembra la nuova costruzione, per far digerire ai maceratesi la perdita di uno straordinario panorama che spazia sulla vallata del Potenza partendo da Treia per giungere fino a Recanati, avevano mostrato dei disegni in cui la parte più vecchia veniva ingentilita dagli archi di un porticato terrazzato e percorribile sulla parte superiore. In più un bel viale alberato divideva e faceva armonizzare tra loro le due epoche edilizie, così diverse l'una dall'altra. Cosa rimane oggi di tanto progetto? Da una parte linee moderne, colonnati, colori vivaci e vetrine di negozi. Dall'altra pareti scrostate, segnate dall'umidità e odorose di muffa, porte di garage fatiscenti, finestrelle protette da reti, antenne storte, imposte mancanti a metà quando va bene, altrimenti vetri rotti, terrazzini con cianfrusaglie e, meraviglia delle meraviglie, grosse tubazioni che lasciano intuire un maleodorante contenuto. Dulcis in fundo, un paio di pezzi di originale antiquariato d'epoca, i famosi gabinetti pensili, realizzati all'esterno del muro del palazzo, come si faceva una volta in campagna, quando in casa non c'era il gabinetto e, non volendo sprecare uno spazio interno, il manufatto veniva costruito, appiccicato a mezz'aria al muro di casa. Sempre meglio del canneto. Ve lo figurate un canneto in Via Trento con le macchine che passano e fanno sventolare tutto? E gli amministratori presenti e passati cosa dicono? Una frase ormai celebre a Macerata: ci siamo scordati.